La paura è un orco cattivo, ma io la vivo col mio eroe. Si chiama coraggio. Una carezza alla piccola e i miei occhi sorridono. Un grazie che parte dal cuore per questa sua lezione di vita. La vita riparte. La giornata internazionale della donna nasce molto lontano ed è stata scelta questa data appunto per ricordare tutta la lotta e la strada che le donne hanno dovuto compiere per raggiungere quella che è la parità. Abbiamo iniziato la scorsa settimana con un convegno con il giudice Fabio Roia sul tema della vittimizzazione secondaria. Ieri sera al teatro Ariston è andato in scena il social musical Agorà e oggi concludiamo la celebrazione della giornata della donna con questo appunto presentazione del libro Lettere senza confini, in cui sei mamme scrivono ai loro figli scomparsi prematuramente come hanno voluto dare un senso alla loro perdita. Signora, mi dispiace. Non sento il battito. In quell'istante cade il mondo. Lettere senza confini nasce da un'esperienza di dolore personale condiviso con altre mamme. Davanti a una tazzina di caffè mi sono incontrata con mamma Paola. Il tutto nasce a Firenze, la nostra città dove appunto abitiamo, e volevamo dare una voce a questo dolore e quindi anche un modo per trovare un'alternativa, appunto per uscire da questo tunnel nero e scuro del dolore. E abbiamo pensato che scrivere lettere ai nostri figli che non ci sono più potesse essere appunto una, appunto non una soluzione ma una via e una strada da percorrere. Sono sei mamme, sei testimonianze, sei lettere a figli che non ci sono più, dove non ci sono tanti verbi al passato ma ci sono anche verbi al futuro che sono declinati alla parola speranza, e ai figli si racconta il coraggio, cosa ha permesso di fare e soprattutto cosa possiamo ancora fare. Diciamo che è un libro che vuole tendere la mano ad altre mamme ed essere di supporto a mamme che vivono la stessa tragedia e che magari non hanno ancora quella forza per uscire da quel tunnel nero del dolore di cui appunto parlavamo. Mamma Stefania ci ha detto che il traguardo poteva essere la consegna di due borse di studio derivate dalla vendita del libro, e quindi abbiamo raggiunto questo traguardo e consegneremo le due borse di studio a studenti di Amatrice il 1° giugno prossimo, in concomitanza appunto della chiusura di un concorso letterario dedicato appunto a Filippo che ha perso la vita sotto le macerie del terremoto. Oggi sentiremo delle storie che sono storie vere, storie importanti, storie di dolori che però hanno in qualche modo portato a costruire qualcosa per il futuro e cercare di guardare verso il futuro. Per cui da una conoscenza di un'amica che ha avuto un grande dolore si è aperta una strada per riuscire a costruire un progetto per aiutare ragazzi che possano avere bisogno. Un dolore che non si supera, però un passo alla volta si riesce ad affrontare se non altro la quotidianità della vita di tutti i giorni. Però ho chiesto solo di poterti guardare un'ultima volta. E ancora penso, quanto è stato difficile quel saluto. Come si fa a dire addio?